Ciao e bentornati sul nostro canale. Oggi parlerò di un argomento molto delicato che dà preoccupazione alla maggior parte dei proprietari che intendono affittare un loro immobile di proprietà. Vi darò alcuni dati numerici che riguardano le richieste fatte negli ultimi anni e poi, verso la fine, vi darò un consiglio per tutelarvi e abbassare così le probabilità che questo succeda anche a voi. Negli ultimi anni sono aumentate tantissimo le richieste di sfratto, dovute dal mancato pagamento dei canoni di locazione. I proprietari, non incassando l'affitto, si affidano alla giustizia, ma con tempistiche tutt'altro che brevi. Ecco i dati e ve li leggo per non sbagliarli. Gli sfratti pendenti dal 2019 sono circa 70.000, 32.000 nel 2020 e altri 40.000 stimabili nel 2021, per un totale di circa 140.000 sfratti eseguibili nel 2022, poiché il blocco sfratti ormai non c'è più. Prima di dirvi in quali casi si può procedere con la richiesta di sfratto e quali sono le modalità, vi chiedo di supportare la nostra attività. Iscriviti al nostro canale e metti un like a questo video. A te non costa nulla, ma per noi è importantissimo. Hai fatto? Allora possiamo procedere. Se l'inquilino non paga, quindi puoi procedere con lo sfratto e chiedere contestualmente anche il rimborso dei canoni non percepiti. Le condizioni per procedere sono due: dovete avere un contratto regolarmente registrato e la seconda è provare la morosità dell'inquilino. Quindi potrete procedere con lo sfratto nel momento in cui il canone sia in ritardo da almeno 20 giorni. Oppure se non sono state pagate le spese condominiali per un totale di almeno 2 mesi di canone. La prima cosa che deve fare il locatore è mandare una lettera di diffida al conduttore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, dicendogli che deve pagare quanto gli spetta entro una tale data, oppure procederà per vie legali. L'inquilino avrà 3 opzioni: saldare quanto dovuto, presentarsi all'udienza e opporsi allo sfratto, oppure chiedere il termine di grazia, un periodo di massimo 90 giorni entro il quale lui dovrà pagare quanto gli spetta. L'ordinanza di sfratto emessa dal giudice obbliga il conduttore inadempiente a lasciare libero l'immobile entro una determinata data. Se non avviene, si procede con l'esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario e con la possibilità dell'intervento delle forze dell'ordine. Spesso succede che il proprietario, non agendo tempestivamente, si ritrovi davanti a somme non pagate per migliaia di euro. Dal momento in cui il proprietario procede per vie legali al momento in cui riceverà di nuovo le chiavi di casa sua indietro, potrebbe volerci fino a 1 anno. Ed ecco il consiglio promesso all'inizio del video. Noi di Perlage Immobiliare vi consigliamo di affidarvi sempre a un'agenzia seria, con una banca dati composta da conduttori super referenziati. In aggiunta, fate inserire un garante o una fideiussione. Questo diminuirà moltissimo le probabilità che tutto ciò accada. Bene, spero che queste informazioni ti siano state d'aiuto. Ma se hai altre domande o hai un argomento che vuoi che approfondissimo, scrivilo nei commenti. Infatti, il tuo commento potrebbe essere selezionato per un video dedicato.